Ingresso sull'introduzione della musica e guardo il passero per partire. Il corpo è eretto, il busto inarcato, con movimenti a scatto. Le mani fungono da esaltatori del sentimento, come per esempio il dubbio a velocità ridotta e la paura alla velocità accelerata come onde. Dobbiamo partire alla ricerca di una nuova città. Una città? Abbiamo infinità di città. I saggi la chiamano la città ideale. Avanti, membri del congresso. Airone. Ir. Falco. Co. Passo. Papà. Tucano. Hucan. Cacatua. Tua. Colomba. Mba. Avanti, prendete una decisione. Falco, il mio personaggio. Prime annotazioni. Scuro, lucido, elegante, regale, ben vestito. Gli altri si spostano al suo passaggio. Approfittatore, autorevole. Ha due posizioni, chiusura felina e apertura. Ancora non ne sono convinta. Il mio airone è slanciato, ispirato e molto centrato. Pratica la meditazione e ha con sé sempre un filo, emblema dell'equilibrio che ricerca sempre. Per questo motivo tiene spesso le mani in verticale, davanti al petto, come se fossero in preghiera, una sopra e una sotto. È deciso a intraprendere il viaggio alla città ideale, ma il suo equilibrio viene messo a dura prova. Lupupa, per me, cammina zig-zag seguendo piccole curve. Il piede poggia sulla parte esterna come se artigliasse. Si stira la criniera delle penne sopra la testa, come se accarezzasse una piuma. Lupupa parla come se declamasse una poesia. È una guida, un sognatore, un vate. Il passero che ho scelto è piccolo e indifeso. Baricentro basso, passi piccoli e veloci. Il movimento delle mani segue la frenesia dei piedi, come se suonasse un pianoforte. Testa scattosa, spesso come se fosse direttamente attaccata alle spalle. Sguardo impaurito. Io, Colomba, il suo nucleo è nelle spalle. Fa ballare le spalle e il sedere. Balla tanto, proprio tanto, e vibra. Vibra così quando è innamorata. Palpita meno quando non è d'accordo con un amico uccello. E quando è d'accordo, corre vibrando tutto il corpo. Il buon Cacatua è un ragazzetto, ingenuo ed esaltato. La sua felicità dipende dai sorrisi che riceve, ma non per questo non sa essere scettico o spigoloso. Il suo essere bipolare lo porta ad avere azioni aperte, ma è chiuso nei piccoli gesti. Avrà sempre un dubbio stampato che traspare disaccordo e gioco.
Il tucano lo vedo come vecchio, bisbetico, baricentro basso, mento alto, in piccione, mani dietro la schiena, che guarda tutti ma appena viene guardato distoglie immediatamente lo sguardo per poi tornarci timidamente. Un dubbio sulla voce, dentro di sé o fuori di sé? Probabile la seconda, meglio se entrambe con la giusta misura. Avevo notizia delle valli ai margini del deserto. Sono 7 le valli e ogni valle contiene un segreto. Conosci il nome delle valli? Sì, la prima è la Valle della Ricerca. Quando meno me l'aspetto, succede qualcosa nella mia vita. Vita! Che mi porta su un sentiero che non avevo scelto. Verso un futuro. Futuro! Che non avrei mai immaginato. Ma alla fine dove condurrà questo sentiero? È un viaggio di ricerca o forse di scoperta? Non lo so, non ci capisco più niente. Per ora però sono nella più fitta oscurità. Pensare in qualsiasi istante. Nel bel mezzo della vita. Il pensiero dell'unità. Unità! Sentire l'unità. E per così dire, respirare. Nella valle dell'unità. Anno 2020. Lo spettatore è mascherato. Lo invitiamo a teatro con la promessa di mantenerci a distanza. Nel lavoro ci ritroviamo dunque a riscrivere la grammatica. Attore, spettatore, sfondamento della parete con il pubblico. Eppure, sul finale dello spettacolo i nostri uccelli prendono il volo. Oltre il limite previsto, scendono tra il pubblico inneggiando all'amore, compiendo un passo proibito. Ed io, come vivo questo passo? Mi sono ritrovata più di una volta a non riuscire a compierlo. L'attrice prende il sopravvento sul personaggio e resto lì, ferma, perché quel passo lo vivo come il tradimento di una promessa.
nuovo in cammino per risvegliarsi, per non rinunciare. Liberi di mettersi di nuovo in cammino e risvegliarsi per non rinunciare. Qualunque cosa è stata fatta con amore, è stata fatta per te. È stata fatta per me! Relazionarsi con il pubblico. Questo ci viene richiesto nell'ultima scena dello spettacolo. Rompere la quarta parete. Sono ansiosa ed emozionata. Il contatto diretto con il pubblico denota un'imprevedibilità maggiore. Ogni spettatore è diverso e quindi relazionarsi con ognuno di loro sarà un'esperienza differente. È così che incontri sguardi ansiosi, divertiti, curiosi, sospettosi, commossi. Sente,